Oggi puliremo il porfido della baita con un'idropulitrice. Buongiorno a tutti ragazzi, inizia una nuova giornata qua in baita. Mi sono fatto portare dai ragazzi di Ego Power Plus l'idropulitrice perché oggi puliremo il porfido fuori dalla baita. Ci tengo a ringraziarli perché sono stati gentilissimi e se ho tempo magari provo a pulire anche qualcosa giù a casa. Devo vedere perché la giornata oggi è molto ristretta, cioè posso essere qui solo la mattina perché poi di pomeriggio devo andare via. Non c'è molto tempo da perdere e andiamo. Allora inizio a mettere qua, li lascio lì che poi devo capire bene come usare il tutto. Mi sono portato dietro il caricatore che lo lascio nella baita, almeno le batterie scariche le metto in carica. Questa teoricamente non dovrebbe servirmi e qua ho già iniziato a prendere un po' di materiale per sistemare, per rifare il famoso cancello. Un po' di rondelle, le viti per attaccare le cerniere, un po' di roba, i pennelli per trattare il legno e il cartellino proprietà privata. Mentre questo secchiello qua, pagato una miseria, lo userò per mettere dentro i fili del decespugliatore. Cioè, adesso sto usando un secchiello da muratore, cioè che fa il suo, però vabbè, è un po' sprecato. Ecco qua il secchiello con dentro i fili in ammollo. E niente, poi dentro ho due batterie con due capienze diverse che spero di poter riuscire ad utilizzare contemporaneamente. Non lo so, devo vedere, cioè non sono esperto in queste attrezzature qua. È la prima volta che utilizzerò un'idropulitrice, quindi spero di non far danni. Qua tra l'altro ho mandato un po' tutti gli ugelli, però ecco, io non è che sia molto esperto in ste cose. Ho visto che sulla pistola ce n'è già uno. C'è già questo montato, boh, io inizio con questo, poi vediamo. Non penso di fare una recensione, anche perché non saprei cosa dire di questa cosa, cioè non sono esperto in materia, rischierei solo di dire delle boiate. Quindi loro mi hanno fornito i tubi per, un attimo che nel viaggio ci sono un po', attaccare l'idropulitrice ha un normale rubinetto, oppure con questo filtrino qua mi fa da pescaggio, che penso di utilizzarlo in entrambe le modalità, ovvero qui che ho la cisterna utilizzerò il pescaggio, mentre dall'altra parte che sono lontano da questo punto e ho grazie a Dio un rubinetto, l'attaccherò col rubinetto. Ok, magari posiziono l'idropulitrice qua. Dai, adesso vi faccio vedere ciò che devo pulire. E ho queste mattonelle qua, che sono un po' ruvide. Ho già cercato di pulirle con la spazzola in acciaio per il decespugliatore, quella con tutte le setole, non so se avete capito, e quella riesce a raschiare, diciamo, il primo strato superficiale, cioè non riesce ad andare a fondo dentro, perché essendo ruvida pulisce i sassolini in superficie, ma sotto non ce la fa. Quindi spero di riuscire a farlo con l'idropulitrice, appunto. Di sicuro, cioè palese, il muschio lo tira via, però qua non lo so, perché è veramente uno sporco molto attaccato, sembrano quasi tipo dei licheni, una roba di quel tipo lì, e non ho idea, boh, spero, al massimo l'ho tentata, cioè, ecco già qua, ad esempio questa è una piastrella che è rimasta pulita, ma perché? Perché sopra c'è la panca e quindi qua non arriva l'acqua, e un tempo erano così, e se riesco a portarlo in questo stato qua, signori, abbiamo fatto bingo. Quindi le batterie sono dentro, l'allacciamento con l'acqua ce l'abbiamo, in un modo un po' creativo, ecco, mi sa, non mi resta che... Potta raga, qua forse mi conveniva pulire e tagliare l'erba.
Ah, qua sto facendo un macello della Madonna, mi sa. Anzi, togliamo il mi sa. Ho provato a cambiare ugello mettendo quello più piccolo. Vediamo. Ah no, è tutto... No, mi ispira di più quell'altro. Ok. Cucciolo, non trovi più il padrone? Dov'è? Dov'è? Vai! Vediamo come sta qua. Quasi scarico, Porca vacca, il livello è andato giù di un botto. Ecco il risultato. Beh, alcune zone sono veramente difficili da pulire, cioè è proprio attaccato tantissimo. Magari con qualche detergente, qualcosa, si riesce a fare qualcosa di più, però secondo me già così il risultato è veramente tanta roba. Mentre ricarico le batterie, stacco l'idropulitrice e l'attacco dall'altra parte. Ok, questo ci stacca. Forse mi conveniva tagliare l'erba qua. I'm going to go to the hospital.
Cioè, guardate qua che spettacolo, è appena asciugato ed è come nuovo, cioè è incredibile.